pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tra Romania e Grecia, risultato di 2-0 per la Grecia. Andiamo a parlare con i giocatori della Romania. Devi stare là. Primo tempo che vede un po' in difficoltà, non riuscite a affacciarvi particolarmente nella metà campo avversaria, poche azioni pericolose e un paio di distrazioni in difesa che hanno causato i due gol della squadra avversaria. Cosa mi dici? Hai tutto tu. No, è giusto così, dobbiamo cercare di giocare un po' meglio, dobbiamo mangiarci gol come ho fatto in questo momento. Cosa serve a questa Romania per il secondo tempo? Corsa, tanta corsa e poi voglia di vincere perché è necessario oggi. Bocca allo per il secondo tempo. Ora andiamo a parlare con i giocatori Grecia. Che stanno vincendo per 2-0. Scusami. Cognome? Gentile. Primo tempo che vede sul risultato di 2-0, avete iniziato veramente bene questo primo tempo, la partita si è messa in vostro favore, cosa mi dici? Per il momento va bene, l'unica cosa è che dobbiamo cercare di fare qualche gol in più e mettere il risultato diciamo al sicuro. Se si deve mettere a punto qualcosa per il secondo tempo, cosa c'è da perfezionare? Bisogna diciamo fare un pochino più attenzione diciamo sulle loro ripartenze, siamo rimasti scoperti per un po'. Boccalo per il secondo tempo, rossamente inizia la seconda parte di gioco. Insomma, di quarta giornata, girone A dell'Euro 2012, SK Grecia contro Romania, 4-2 per la Grecia, migliore in campo della partita Pennacchio, che consideriamo anche la medaglia, e il rappresentante della sua squadra della Romania, Giordano. È andata male anche questa volta, dopo l'ultima partita ha giocato bene, però anche qui è andata male. Stasera va di portiere, è tornato a maniera, ma purtroppo il risultato non è andato bene, è finito il risultato. Sì, 4-2 abbiamo perso. Sì, tornava il nostro portierone Andrea, capitano a maniera. Abbiamo corso tanto, devo essere sincero, il primo tempo io non c'ero proprio, in palli siamo stati anche un po' sfortunati, però abbiamo corso come al solito, quando giochiamo male, tanto ma male, e purtroppo loro fanno girare bene la palla, serie di passaggi stretti, ci fanno correre, noi corriamo, ci stanchiamo, e poi sotto porta manca quella lucidità necessaria per arrivare a un buon risultato. Grazie al professionale. Non abbiamo giocato male, però quando si perde trovare parole buone non è il mio mestiere, diciamo così. Come le scorse partite, anche questa volta ho visto soprattutto difficoltà in zona offensiva che concretizzate poco. Tu sei più un attaccante di movimento, diciamo, in maniera ti dà una mano, ma ci vuole proprio una prima punta vicino a te che sì, possa concretizzare le tue parole. Diciamo che io e Maniera siamo una coppia collaudata in realtà. Io ci troviamo bene, diciamo che oggi è andata male perché ho detto serie di passaggi buona loro e arriviamo poco lucidi sotto porta. Mi prendo le mie colpe, Francesco ha corso 10 volte più di me, penso che sono io il colpevole più di lui questa Vabbè, volta. Ma io intendevo che ci sia più di movimento che a prendere la palla, ti muovi per tutto il punto d'attacco. Però si può solo migliorare, dai, diciamo. Vabbè, così. Vuoi fare un saluto a qualcuno? No, voglio fare un saluto generale alle persone che vogliono bene, che mi dimostrano ogni giorno quanto vogliono bene. Mi stai in una frecciatina per un paio di persone. Ok, va bene, alla prossima. Ciao, però, ciao, voglio. Ciao. Bocca al lupo. Pennacchio, la Grecia vola. 12 sì, incredibilmente. 12 punti, giocate davvero bene, vi intendete alla perfezione, avete battuto anche una buona squadra come la Romania. Adesso l'ultima giornata vi giocate il primo posto con una delle favorite del torneo della Germania. Il nostro obiettivo era dare seguito alle vittorie che avevamo fatto e ci venivamo a passare il turno. Gli avversari erano molto forti, giovani che correvano più di noi. Fortunatamente quello che ci ha salvato è che in effetti ci conosciamo, facciamo girare la palla, quindi ci stanchiamo un po' di meno. Poi abbiamo il nostro centrale difensivo che secondo me fa reparto da solo e ci salva spesso e volentieri, perché soprattutto nel secondo tempo tendiamo a sbilanciarci per fare qualche pezzo di troppo, diciamo così. Adesso contro la Germania sarà una bella partita.
Potremmo anche perdere, così ci impariamo anche a perdere, altrimenti non perdiamo mai. E niente, l'importante comunque è divertirsi, il torneo è molto serio e ci fa piacere partecipare. Ognuno a questa sacrifica per i propri compagni, la nostra squadra, ho visto soprattutto questo, a parte il bel gioco, la bella azione, davvero vi sacrificate molto e vi date una mano a vicenda. Diciamo. Sì, perché in effetti noi prima di tutto siamo amici e ci teniamo a giocarcela con tutti, e per fare questo, non essendo noi così forti tecnicamente e fisicamente, dobbiamo per forza di cose aiutarci. Potete essere la sorpresa di questa Europa? L'importante era passare il turno, adesso vediamo come la Grecia del 2004. Esatto, perfettamente, anche arrivare in finale sarebbe un ottimo risultato. Va bene, vuoi fare una dedica a qualcuno per la medaglia? La squadra, perché quando si vince è sempre merito del collettivo. Va bene, complimenti, alla prossima, ciao.